Ciao a tutti da Out of Beat e da Tony Sauffa. Adesso andiamo a recensire il tema Delirium X di Sfattucci. Vi invito a offrire un caffè a Sfattucci, visto che questo meraviglioso tema è completamente gratuito, e vi invito anche a non sganassare la minchia, a condividere l'applicazione a destra e manca, perché è espressa volontà dello sviluppatore quella di diciamo, condividere il gruppo Telegram, ma non condividere l'applicazione, in modo tale che lui possa controllare chi e come usa il proprio lavoro. Quindi mi raccomando, fate i bravi e non scassate la minchia. Vi ho fatto vedere il video su come installare o aggiornare il Delirium X e ripeto, ringraziando Sfattucci, Fabietto, vedete com'è figo lo sfondo nero, proprio figo, figo, figo. Un Foggia sta vincendo, il Foggia vince. Ok, andiamo a vedere il tema come si presenta. Io, per evitare di perdermi qualcosa, perché ho chiesto a Sfattucci di inviarmi un video specifico questo è il Nova Launcher tematato, sempre grazie a Sfattucci, di mandarmi un video per evitare di perdere, di non perdere qualche caratteristica del tema. In pratica, questi sono i toggle, ma ho salvato un attimino quelle che sono un po' le caratteristiche del Delirium X Team. Ma prima di tutto vi faccio vedere, perché questo è proprio fresca fresca, un aggiornamento proprio fresco fresco. Ha modificato le icone nelle impostazioni, le trovo molto molto più gradevoli piuttosto che quelle colorate, e ha modificato anche le icone nella home. Ma l'andiamo a vedere per bene, scusatemi, l'andiamo a vedere, porco zio, l'andiamo a vedere per bene. Qui, prima di tutto andate sulla pagina G Plus Delirium X Team, attenzione a mettere gli underscore altrimenti non la trovate, e poi troverete il link, cercherò di metterlo anche in descrizione, del gruppo Telegram per scaricarlo. Qui è una nuova chicchetta, in quanto Sfattucci ha inserito in rubrica la distinzione tra male e female, tra maschio e femmina nelle icone. Questa è la TouchWiz Samsung, come si presenta, quindi la personalizzazione della home temata, veramente veramente molto bella. Poi sapete tutti che il nero, oltre a snellire, fa risparmiare anche un po' di batteria, perché i pixel negli schermi Super AMOLED, soprattutto quelli di Samsung, i pixel sono spenti, quindi quello illuminato è soltanto, i pixel attivati sono soltanto quelli colorati, non quelli neri. Queste sono le nuove icone dell'aggiornamento. Oggi che cos'è? Oggi è 6 aprile, è 6 aprile, fatemi vedere, 7 aprile, sabato 7 aprile, quindi questo è l'aggiornamento. Però Sfattucci sforna sempre novità costantemente, quindi ciò che è valido oggi potrebbe non essere valido domani, ma lo migliora sempre e comunque. Queste le nuove icone, proprio fresche fresche di oggi, veramente veramente ben fatte, spettacolari, molto molto eleganti. Questo è il gruppo Google Plus, l'avevo salvato prima. Questo è come si presenta, diciamo, il pannello delle notifiche nel momento in cui le riceviamo. Io le ho ricevute in questo modo. La rubrica, scusatemi, non la rubrica, l'applicazione messaggi, ok. Ho fatto qualche screen, ad esempio all'orologio e alla sveglia, per farvi vedere anche poi le impostazioni come si presentano. Questa è una schermata dello schermo, veramente veramente molto molto bello. Questa è manutenzione dispositivo, sempre manutenzione dispositivo in varie sfaccettature, in modo tale che possiate apprezzarne il tema. Questa è la rubrica. Queste icone sono le mie, le ho ereditate da un'applicazione del cavolo, quindi prendetela con le pinze. Il dialer personalizzato. Questa è il registro delle chiamate, come si presenta. Vedete qui il suo classico classico logo, ok, il coniglietto d'osso. Altri screen presi un po' dal gruppo, un po' da Sfattucci, un po' li ho fatti io, in modo tale che vi rendete conto di che lavoro c'è dietro. Questo è l'ultimo aggiornamento delle notifiche, si vede molto meglio rispetto a quella che avevo
ma che avevo fatto io precedentemente, se ci fate caso, è molto più leggibile. Cosa farvi vedere più? Non so se riesco a farvi vedere il blocco schermo, vediamo un attimo. No, nulla di particolare. Il tema è questo, è veramente spettacolare, quindi vi consiglio di provarlo e di supportare lo sviluppatore perché di meglio secondo me non c'è. Poi il nero è molto meglio del bianco, a mio modesto parere. E il blu, ho messo il Batman leggermente blu, lo vedete? Lo mette a fuoco. Ok. Batman Blue Delirium X Batman. Ragazzi, mi raccomando, supportate Sfattucci, offritegli un caffè, ma soprattutto non scassategli la minchia, dandogli fastidio e non pressatelo troppo per lo sviluppo delle icone, cazzi e mazzi, ok? Facciamolo stare tranquillo perché già fa veramente un lavorone enorme e tutti quanti noi lo ringraziamo. Grazie Fabietto, ci vediamo presto per un caffè. Ragazzi, da Tony Soff è tutto, fate i bravi, alla prossima.